Ciao Federico, Ciao. Federico ha voluto provare Leica T. Allora, parlami un po' della Leica T, cioè impressione che hai avuto sulla Leica T. È una bella macchina mirrorless, è compatta, però comunque ti dà un senso di solidità perché è un corpo unico in alluminio. È fantastico il display dietro, tutto comando touch. Però vabbè, poi la qualità che mi ha impressionato è probabilmente anche nell'ottica, comunque oltre che una macchina che ha 23 mm fisso, e la nitidezza, la qualità dei colori e il bilanciamento del bianco che è superlativo. Mi sono accorto subito i primi scatti che era perfetto, cioè, già uscendo di qua ho fatto qualche scatto, poi ho fatto un test con la modella, ma comunque Hai fatto anche con la testa con la modella? Ah. sì, no, ho visto anche, diciamo, l'incarnato bello come resa. No, mi ha stupito come... Ah no, tra l'altro ho visto che salva direttamente DNG come DNG, forma, sì, che infatti certo. è recupero delle luci, delle ombre, Notevole, notevole, vero? sì. No, per essere appunto, non è una full frame, una PSC, è una gran macchina, macchinetta, perché è piccola, però è una grande macchina. E beh, tu sei uomo Nikon, giusto? Sì, In realtà, in realtà sì, nel scatto con Nikon. senso, cioè, Mi avevano dato la D5, ah beh, sì, sì, D5, però, sì, poi certo. mi ero accorto che come gamma dinamica effettivamente è più elevata quella della Certo, D800, ma perché sono due macchine per due usi diversi, per essere per ovviamente. due cose diverse, quindi... No, adesso per esempio il calendario l'ho fatto con la Pentax, Il lavoro di Pirelli? no, di Formen, Ah, Clement, ok. E beh, oh, sto facendo, vabbè, io sto vabbè. facendo parlare Sto facendo roba cioè, la seria. Leica T, cioè, stiamo parlando di roba seria, mica. E vabbè, oh, ti ringrazio tantissimo della questa Grazie a te, spero la recensione. possibilità. È da un grande fotografo, grande professionista, cioè, perché per noi, anche piccola opinione, servono sempre. Certo. Cioè, feedback che è visto da un amatore un conto, visto da un fotografo è un altro, Beh, veramente. sicuramente. Ti ringrazio. Grazie a te.